Buongiorno ragazzi, grandissimi, nuovo video oggi, mi vedete bello sereno e rilassato e poco assonnato perché sono le 10 quasi un quarto e ho appena finito il mio allenamento. Perché parto così? Perché stamattina mi sono svegliato prestissimo, 7:30 e stavo veramente in una condizione pietosa e poi ho pensato facciamo un vlog un pochino diverso, quindi sono direttamente post workout ora e vi farò vedere il mio allenamento che ho fatto, che è stato di stacco fondamentalmente. Ho fatto circa 18-20 serie di stacco perché anche qui ho dovuto provare il massimale. Vi anticipo che il mio massimale a diciamo inizio dicembre era sui 133 e mezzo. A gennaio l'ho stimato sui 138 e mezzo e 2 mesi dopo, cioè oggi, sono andato a provare il massimale. Quindi partiamo da una quota teorica di 138 e mezzo e cerchiamo di superarlo. Vediamo se questo programma che ho fatto ha avuto l'effetto sperato. Non perdiamoci in chiacchiere, mentre vi faccio vedere l'allenamento massimale compreso, se sono riuscito a tirarlo su, io vado a preparare i pancake. Quindi prima vi vedete il mio allenamento di stacco, pulley e alzate per le spalle, e poi ho fatto anche un Tabata che però non ho ripreso perché è quello che vedete nel video precedente, e poi vi faccio vedere i pancake perché stamattina sarà un post workout targato pancakes alle farine di castagne. Quindi via con la clip. Eccoci qui, subito andiamo a provare lo stacco. La prima serie la vado a fare da 128,5 kg e sale abbastanza facile. Vi ricordo che il mio massimale teorico era 138,5. Seconda serie con 133,5, anche qui abbastanza facile. Poi si sale a 138,5 e questo era il massimale teorico, e quindi lo faccio, e già qui sapevo di superarlo. Poi provo 143,5 e sale anche questo. 148,5, già ero un po' stanco e sale anche questo. Qui ero veramente distrutto, penso era un'ottava serie di stacco. Poi vado con 153,5 e non sale. 153,5 non sale. Poi, come avete capito dagli altri allenamenti, dagli altri video che avete visto, continuo con 7 serie da 3 ripetizioni con il 75%, sempre con lo stacco. Abbastanza soddisfatto. Proseguo l'allenamento con uno dei miei esercizi preferiti, che è il pulley, e come potete vedere dalla clip tendo a muovere molto il busto. Questo perché cerco di aumentare il ROM sganciando, come si può dire, la spalla, quindi l'omero, dalla sua cavità, cercando di andare avanti con le spalle. E poi abbiamo le alzate per le spalle, che è penso il mio esercizio preferito per i deltoidi. In 5x8, mentre il pulley ho fatto un 5x12. Faccio questo e poi continuo l'allenamento con un Tabata. Per l'allenamento di oggi è tutto. Io vi lascio al Food Porn Pancakes. Fenomenali ragazzi, spero che il Food Porn Pancakes vi sia piaciuto. Come sempre vedo che mi dite sempre sotto i commenti come faccio a fare pancake così belli. Ragazzi, dopo 2 anni penso che li faccio. Vi dico che il mio primo pancake non riuscì nemmeno a metterlo sulla padella quando lo andai a rigirare. Vi dico solo cosa ho potuto combinare. Comunque dopo 2 anni credo che comincio a farli decentemente. Ora è arrivata l'ora di pranzo, sto cucinando la patata dolce, quindi farò patate dolci, credo broccoli e pollo normali,
dato che comunque bisogna tenersi leggeri, stasera pizza, quindi carboidrati bassi oggi. Comunque, a parte tutto, 600 g di patata dolce, un po' di pollo, un po' di broccoli e un po' di olio d'oliva sopra. Quindi andiamo a preparare perché avrei un leggero languorino. Nuovo video in caricamento, ragazzi. Siamo sempre attivi. Ho appena finito di editare, ho messo su YouTube il video che voi immagino già avete visto sulle mie altre passioni, e spero che vi sia piaciuto, spero che condividiate quello che penso sul conciliare altri sport, soprattutto all'attività in palestra. Comunque, a parte questo, dopo pranzo ho preso il mio caffè solito, ho aperto una nuova scatola, il mio caffè preferito. Caffè gourmet è spettacolare, io sono un amante, penso l'avete capito, del caffè, l'oro nero, e veramente l'oro nero altro che petrolio. Sì, se avete pensato al petrolio, l'oro nero è il caffè. E il caffè per me è una droga, ragazzi. Da quando ho provato questo, devo dire che non soffro più di reflusso, però il gusto è veramente ottimo. L'unico difetto è appunto che è solubile, quindi magari quando vado fuori devo farmi fare, magari se me lo porto ad esempio ci vuole l'acqua calda e te lo fai fare, però è veramente veramente, ha un gusto spettacolare. Comunque, a parte le riflessioni sul caffè, poi ho studiato nel pomeriggio, sempre la mia amata fisiologia dello sport. Sto proprio appassionato con quel libro, mi viene molto facile studiare, ho studiato quello, ho ripreso inglese e soprattutto poi a un certo punto verso le 5 alle 6, dopo aver fatto lo spuntino, ho deciso un po' di staccare la spina, ragazzi. Come parlo nell'altro video, è fondamentale, secondo me, staccare la spina da qualcosa, dai nostri stress, dalle nostre attività quotidiane, e fare qualcosa di diverso. Quindi io tendo sempre, comunque la mia vita è abbastanza regolare al momento, quindi studio, mi alleno, quindi se devo staccare da qualcosa devo staccare dallo studio, dall'allenamento. Quando mi ricordo che ai tempi dell'università ci sono stati periodi in cui ho studiato anche 50-60 giorni a ritmi di 6-7 ore al giorno, ragazzi, lì lo stacco può essere l'allenamento. Quando però ti alleni tantissimo, magari lo stacco è uscire con gli amici, è prendersi un po' di riposo e giocare alla PlayStation per me, oppure guardare un film. Infatti spesso prendo e mi faccio una partita con mio fratello se è qui, oppure mi guardo un episodio di Prison Break. Ora utilizzo il mio sfogo spesso per montare un video, per editare un video per voi, perché vedo che la risposta è veramente bella e vedo che mi seguite con piacere, gli iscritti aumentano di giorno in giorno, mi fa piacere, ragazzi, veramente. Se i video vi piacciono, mettete un mi piace, iscrivetevi, perché mi aiutate veramente tanto a crescere. E vedendo le vostre risposte io posso capire dove sbaglio, vedendo i vostri commenti, i vostri consigli, sto migliorando tantissimo. Quindi grazie veramente, ragazzi, per tutti i commenti. Io ora mi vado a mettere le scarpe e quindi si esce, vi porterò con me ovviamente, perché poi vi devo far vedere la pizza, la mitica pizza. Quindi noi ci vediamo dopo. Oggi vedete una luce, non è il lampadario. Fortunatamente le mie richieste sembra che si stanno avverando. Dio mi pensa. Infatti non so se si vede, però c'è un bel sole.
dicevo, c'è un bel sole, anche se stamattina quando sono uscito faceva un freddo cane. Sono uscito, sono andato in palestra, allenamento di gambe a corpo libero, 45 minuti. Il primo allenamento di gambe che feci a corpo libero durò 18 minuti, ora 45 minuti. Poi ho fatto cardio, ho fatto 4 minuti per 4 volte a 14,5 km/h, pendenza 1, è abbastanza leggero. E questo è stato tutto, ci ho messo circa un'ora e mezza. Ora sto aspettando che il tè si va in infusione. Sto provando questo tè qui perché è denatato, quindi non mi gioco i caffè con la caffeina. E ora penso che comincerò a editare questo video qui, la prima parte, che è il giorno di ieri praticamente. Poi oggi sono a casa da solo, mangerò solo. Penso di andare a salutare nonna dopo pranzo e andare a fare la spesa, perché mi servono i broccoli, dato che questa settimana vi faccio la broccoli challenge. Io vado a editare e soprattutto mi bevo il tè, che è pronto. Alzate. Allora ragazzi, un'ora, finito di editare la prima parte del video e soprattutto ho sul canale un video che voi già avete visto, mi dà elaborazione completa, la mia bruttissima faccia, ma poi cambieremo la miniatura. E questo è quanto. Quindi sono fatte le 12:20, sto pensando di andare subito a comprare il broccolo, spero di trovarlo, perché qui vicino da me a 100 metri c'è un piccolo discount e vende il pollo e il broccolo in offerta. Andiamo a prendere lì velocemente, quindi magari trovo anche qualcos'altro da farvi vedere, qualche prodotto interessante. Vediamo un po', poi torno. Patate, orata, oggi orata, che bello ragazzi. E poi dopo mangiato penso vado a salutare nonna, quindi magari se c'è il mio cuginetto piccolo ve lo faccio conoscere. E direi che è ora di andare al supermercato, quindi io devo andare a fare la spesa. Voi avete la fortuna di vedere dopo la clip cosa ho comprato. Tornato, accendiamo la luce che è meglio, va, magari si vede meglio. L'ho trovato i broccoli, eccoli qui, broccolo trovato. Quindi vediamo velocemente la spesa. Ho comprato i broccoli, ne ho comprato più o meno 1,5 kg. Poi ho comprato questi pomodori qui, mi piaceva il colore, dicevo, mi piaceva il colore, quindi stasera magari li mangio con i broccoli. Poi pollo, il classico pollo trovato in offerta a, non si vede, 5 euro al chilo, ne ho prese 4 scatole. Poi abbiamo farina di riso, farina integrale, dato che non mi aspettavo si faceva così tardi, si è fatta l'una. Io ho fame, quindi andiamo a preparare subito un mezzo chilo di patate, un mezza orata da quasi 200 grammi, un po' cotta con un po' di cipolla e poi metteremo del ketchup su, quindi via con la preparazione.
qui ragazzi, chiudo sempre così il video, sempre in cucina, sempre di colpo in cucina, ormai penso la conoscete bene la mia cucina. E a parte questo ragazzi, sto appena finito di mettere il video sul canale, è passata un'ora da quando l'ho caricato e sta riscontrando già un buon successo, specie su Instagram, mi state dando buoni feedback, veramente non pensavo vi potesse interessare altri aspetti che non fossero legati al bodybuilding, al fitness, a quello che è la palestra. Grazie davvero per il supporto che mi date. Domenica giro la Broccoli Challenge e se sono vivo ve la posto già lunedì. Quindi ragazzi, grazie mille, stasera cena veramente base con broccoli, pomodori, pollo e gallette, quindi nemmeno ve la faccio vedere che la telecamera si rifiuta di riprendere. Vi ringrazio ancora per la visione di questo video, se siete riusciti a resistere alla lunghezza di questo vlog. E mi raccomando, se vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo vlog, che sarà sulla panca e il massimale di panca.